Com'è lavorare con Massimo, che vabbè, la sua fama è piuttosto nota? Dunque, la sua fama è piuttosto nota, giustamente si è confermato quello che già mi avevano detto: sta attento perché lavorare con Boldi è difficilissimo, sai, uno molto cattivo, è difficile stargli vicino, si arrabbia, strilla, poi è più grande, eccetera. Alla fine siamo come degli angeli. Allora noi, voi vedete, io magari sono meno, però lui è più giovane di me, siamo come degli angeli che portano un sorriso alla gente che ha bisogno di sorridere. Siamo dei lavoratori dello spettacolo ed è non solamente la nostra professione, è la nostra vocazione, è la nostra gioia, grande gioia. Siamo arrivati qui a Treviglio, io conosco bene Treviglio, a te non ti conosco, però conosco Treviglio, conosco tutta la mia zona perché sono da queste parti, ma lui per venire a salutarvi, venire a fare, è arrivato addirittura da Roma e domani riprende il treno e va a Roma e ci vado anch'io perché vado a contraccambiare praticamente quello che lui ha fatto. Vi rendete conto? Questo è il sacrificio che fa anche un clown. Da chi è il più bravo tra voi due? Eccolo. Massimo, lì. Max. Eccolo lì. Quindi la vera coppia dei campioni chi è? Eccolo. Lui. No, invece devi dire chi è il più bello tra voi due. Quello è classico. Oh. Chi è il più bello? Beh, tu lo devi dire, tu sei una femminuccia, è evidente. Adesso vi faccio vedere. Diplomatica. Adesso vi faccio vedere il mio erede. Vieni qua, Mimo. Vieni un attimo. Mimo. Adesso questo, perché tutti i comici o tutti gli attori hanno un erede. Io ho il mio erede, che è Massimino. Ciao. Saluta tutti. Ciao a tutti. Che ti piace fare il comico anche a te? Sì, e mi piace anche a me fare perché il comico. Perché prima o poi farai il comico anche tu, farai un film. Sì, con lui ovviamente. Con il nonno. E che adesso è felice perché ha ricevuto una cuginetta in regalo che c'ha una settimana, che si chiama? Vittoria. Vittoria, abbiamo vinto, bene.